Buongiorno, bentrovati a questa prima edizione del TG6 che apriamo parlando di economia perché le misure a sostegno della ripresa per la provincia di Teramo sono state presentate questa mattina a Mosciano Sant'Angelo nel corso di un convegno organizzato dalla Confederazione Italiana dell'Industria di Teramo. Vediamo il servizio realizzato per noi da Stefano Recanati. Promuovere alle imprese associate, dai professionisti della provincia teramana, i vari strumenti, da quelli economici a quelli prettamente industriali, a sostegno della ripresa e dello sviluppo. Purtroppo gli sviluppi legati al conflitto bellico non giovano queste attività e gli imprenditori sono costretti a programmare non più a 3 o 5 anni, ma addirittura a 3 mesi. Guardate l'effetto delle materie prime che ci ha devastato nel giro di pochissimo tempo, così come anche i trasporti, così come le energie. Quindi l'imprenditore si vede un po' più trascurato e vorrebbe capire quali sono quelle linee che potrebbero sostenerlo nelle sue scelte. Tra le misure presentate oggi al convegno organizzato da Confindustria Teramo, PNRR complementare per il sisma sia cadere 2009 che 2016, programma 2021-2017 sull'intero territorio provinciale e poi la zona economica speciale attiva sui territori di Mosciano, Giulianova e Roseto per una ripresa degli investimenti grazie a strumenti e servizi che rendono più semplice ed economicamente vantaggioso per chi sceglie di insediarsi in queste aree. Ma la cosa principale sono le semplificazioni amministrative e il credito d'imposta che viene dato alle imprese anche in modo significativo soprattutto per le piccole e medie imprese e anche e soprattutto per quanto riguarda la possibilità di sommare e cumulare altri crediti non legati agli aiuti di Stato a finalità regionali come il credito d'imposta ZES che però arriva fino a 100 milioni di investimento. Nessun credito d'imposta, quello sisma e il bonus sud che già esisteva e già esiste e coesiste nelle stesse zone, nella sostanza dà le stesse opportunità. Parliamo ora di occupazione, la scadenza di contratti e la sostituzione con lavoratori nuovi e minori competenze complica la situazione nella Lifoundry. Le RSU chiedono per questo un tavolo istituzionale. Torniamo a parlare della situazione del Foundry relativa soprattutto ai lavoratori somministrati, ci eravamo lasciati con il presidio oggi, qual è la situazione e qual è soprattutto la situazione che riguarda poi i lavoratori interni all'azienda? Allora, abbiamo la situazione sui temporanei è come quella che ci eravamo aggiornati diciamo l'ultima volta e quindi mano a mano stanno scadendo, adesso sono scaduti circa più del 60% e vengono rimpiazzati da altri nuovi, quindi sta accadendo quello che noi avevamo già detto e dichiarato all'azienda sul tavolo della trattativa, che volevamo evitare, ovvero il fatto che arrivino, che vengano lasciate a casa persone che hanno diciamo acquisito delle competenze in questi anni e che erano diventati dei lavoratori a tutti gli effetti contati nella quotidianità dei numeri minimi che servono per fare determinati pezzi, e essendo lasciati a casa questi e con l'arrivo dei nuovi che sono neofiti e che quindi non conoscono le macchine, la modalità di lavoro, sta succedendo quello che noi non volevamo succedesse, ovvero l'aumento dei carichi di lavoro per tutti i dipendenti che lavorano in produzione e l'abbassamento quindi anche della qualità del lavoro, e siamo preoccupati perché potrebbe diminuire anche la produttività sia dal punto di vista quantitativo, quindi spedendo meno fette, e sia dal punto di vista qualitativo. Siamo preoccupati anche soprattutto perché non sappiamo se riusciamo a mantenere fede ai piani per il nostro maggior cliente, quello principale, On Semiconductor. Noi non sappiamo se riusciremo in questi mesi a mantenere fede ai piani. Abbiamo chiesto un'audizione all'assessorato del lavoro nella regione Abruzzo, siamo stati ricevuti dall'assessore Quaresimale, il quale ci ha detto circa una ventina di giorni fa che avrebbe convocato un tavolo di confronto fra noi e l'azienda. Stiamo ancora aspettando questo tavolo e nell'attesa non possiamo far altro che continuare ad andare avanti con le nostre denunce e esortazioni verso l'azienda. La cronaca ci porta a Chieti, dove al termine di un'operazione i carabinieri del comando della compagnia teatina hanno tratto in arresto un giovane campano autore di una truffa ai danni di una donna di 79 anni. Ci dice tutto nel servizio Selenia Secondi. Si è
rimpacciato telefonicamente per un maresciallo dei carabinieri raccontando di essere intervenuto dopo un grave incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto il figlio della donna vittima della truffa. La 79enne, una pensionata di Chieti, si è così precipitata a recuperare 1.300 euro, meno della metà dei 3.000 euro che le erano state richieste, presso l'ufficio postale di Chieti. Subito dopo ha consegnato la cifra temendo che il figlio subisse un arresto, come gli era stato detto dai malfattori. La minuziosa attività di indagine svolta attraverso l'analisi dei filmati, delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona ha consentito ai militari di accertare le responsabilità di un uomo di 49 anni identificato grazie anche a un'evidente andatura zoppicante. Si tratta di un uomo di origini napoletane già noto alle forze dell'ordine per analoghe truffe messe in atto con le stesse modalità. Un tipo di truffa legata agli appartenenti al pendolarismo criminale tra Abruzzo e Campania. I carabinieri di Chieti Principale insieme ai militari della sezione operativa del NOR hanno arrestato l'uomo che era nel frattempo ritornato a Napoli. Proseguono ora le indagini dei carabinieri di Chieti coordinati dalla Procura della Repubblica per accertare le responsabilità della coppia in altri episodi recentemente verificatisi nella provincia. E ora siamo a Pescara, parliamo di politica perché è polemica sul restauro del circolo La Cannottieri di Pescara dopo gli annunci della Giunta Masci. Questa mattina è arrivata la risposta delle opposizioni che parlano di pasticcio. Vediamo. Presutti, la vicenda del circolo Cannottieri è tornata alla luce di recente dopo l'annuncio della riqualificazione da parte dell'amministrazione comunale, ma fu nel 2015 sotto il governo di centrosinistra che si iniziò a parlare di riqualificazione del circolo Cannottieri. Sì, perché il comune volle subentrare la provincia nella concessione di quel bene demaniale e a fronte da un lato dell'importanza del circolo Cannottieri nella nostra città, tenendo presente che esiste il circolo Cannottieri come immobile, il circolo Cannottieri come realtà sportiva, sono due elementi di grande valore che coincidono, diciamo, in un luogo e quindi l'obiettivo dell'amministrazione era fare in modo che tutto questo potesse essere reso migliore, avere uno spazio più congruo e riqualificato. Qual è il problema? Il problema è uno solo. Qual è il ruolo che deve avere il comune? Il comune non ha solo le competenze proprie. Il comune deve comporre tutte le esigenze che accadono nella città di Pescara. Qui è accaduto semplicemente che la nuova amministrazione, come spesso accade che faccia, ha lasciato la sovrintendenza fare il suo lavoro, disinteressandosi completamente del tema, e la sovrintendenza ha elaborato un progetto molto probabilmente interessante dal punto di vista del recupero storico-artistico del bene architettonico, ma che non si confà con le esigenze o non si confà completamente con le esigenze del circolo sportivo, e questa invece è una struttura che deve servire per quel motivo. Io ho anche interessato Luciano D'Alfonso, il presidente della commissione finanze, perché a lui compete in effetti anche il demanio, per cercare di mettere attorno al tavolo il circolo, la sovrintendenza, il demanio e individuare una soluzione, perché non è possibile che la sovrintendenza, che in tutte quante le carte, quindi in tutti quanti i passaggi fatti, riconosca il valore di questa struttura, una struttura per cui la delibera CIPE del 2017 prevedeva 1.800.000 euro, che poi sono diventati 2.200.000, quindi un finanziamento consistente e considerevole che veramente poteva rendere quella struttura fruibile, attrattiva da ogni punto di vista, adesso di fatto è un bel problema per la nostra città. Non solo la perdita della concessione da parte del comune di quel bene va, a mio parere, a determinare la chiusura del circolo, la probabile chiusura del circolo, che adesso dovrebbe addirittura pagare per l'utilizzo della struttura 22.000 euro l'anno, ed è una cifra che un'associazione sportiva come il circolo Cannottieri non può assolutamente assumersi.
Andiamo avanti con il nostro telegiornale. È stata presentata questa mattina nella sala consiliare della provincia di Teramo la nuova sezione dell'ANFE Val Vibrata Pescara. L'ente nazionale si occupa da anni dell'assistenza delle famiglie italiane che vivono all'estero. La nuova associazione vibratiana pescarese assisterà almeno 5.000 abruzzesi emigrati nel mondo. Ci dice tutto nel servizio Tania Bonnici Castelli. Dopo la sezione territoriale dell'ANFE Teramo nasce anche quella di Val Vibrata, Pescara e provincia. La nuova associazione assisterà dai 1.500 ai 5.000 italiani emigrati all'estero e si pone obiettivi ambiziosi come la realizzazione di un centro per curare l'autismo e la progettazione di una pista ciclopedonale dal Tirreno all'Adriatico che ripercorra l'antico confine tra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio. Presidente dell'ANFE Val Vibrata, Pescara, Leonardo D'Ippolito. Noi oggi elencheremo alcuni progetti utili, importanti per la popolazione, che riguardano praticamente il livello storico, il livello geografico, ma soprattutto il livello umano, medico, perché uno dei progetti fondamentali a cui l'ANFE ci tiene veramente è la personificazione della cura dei bambini con purtroppo malati di autismo, con la PEP therapy e con la ippoterapy. E questo è un progetto dove alcuni filantropi e alcuni privati sensibilizzati a questo problema sono andati a bussare la porta dell'ANFE e ci daranno appunto dei soldi per realizzare questo spettacoloso e spettacolare progetto. L'ANFE, Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati, è sorta nel 1947 ed è nata per rispondere alla necessità di assistenza degli emigrati e delle loro famiglie e per la tutela dei loro diritti all'estero. L'ente conta 48 rappresentanze estere in 16 paesi. In Italia è strutturato in 44 sezioni provinciali e 16 regionali. Attualmente assiste 80 milioni di emigrati italiani nel mondo, di varie generazioni, dai nonni ai nipoti, come spiega Paolo Genco, presidente nazionale di ANFE, intervenuto a Teramo al battesimo della nuova sezione vibratiana pescarese. Quali sono gli scopi dell'ANFE? L'ANFE nasce per assistere le famiglie degli emigrati all'estero. Accompagnare l'emigrato e assistere la famiglia che rimane nel luogo d'origine, in questo caso in Italia, perché noi ci occupiamo di emigrati italiani. Cosa li sostenete? In tutto, nelle attività culturali, nelle attività assistenza, scolastica, formazione e anche l'inserimento lavorativo all'estero, dove vanno loro, Australia, Venezuela, Argentina. E poi lavoriamo molto oggi con i paesi africani. Proseguiamo, sarà attivato entro il fine settimana la nuova offerta di noleggio di monopattini e bici a Roseto degli Abruzzi. La novità prevede l'estensione del servizio anche alle frazioni della cittadina riverasca. Vediamo. Roseto degli Abruzzi sempre più smart city. Dopo i monopattini a disposizione di cittadini e turisti, in città arrivano le biciclette elettriche. Il funzionamento è del tutto simile agli altri mezzi di bike sharing, ma con l'unica differenza dell'obbligo di fine corsa in uno dei terminal segnati in verde sull'app Bike Boom. L'azienda di Silvi, aggiudicataria del bando, metterà a disposizione 50 monopattini e 20 bici. La grandissima novità delle bici e tra l'altro siamo molto contenti di portarle qui a Roseto, che sarà la prima città in Abruzzo a poter sperimentare questo servizio con le biciclette e con l'app. Ovviamente ci sarà anche una società a Pescara poi che le porterà, sappiamo già nei prossimi mesi, però comunque Roseto con Bike Boom è la prima in assoluto in Abruzzo. Quindi per noi è un motivo di grande orgoglio e ci fa davvero tanto piacere poter lavorare a Roseto sia con i monopattini quindi che con la novità delle bici. A differenza della scorsa stagione estiva sono stati incrementati i punti noleggio con l'offerta estesa anche alle frazioni, le prime a dotarsene Colonia Spiaggia e Monte Pagano. Roseto, che ha una viabilità particolare, soprattutto nei mesi estivi, abbiamo voluto fare questo progetto proprio per cercare di decongestionare un po' quello che è il traffico durante i mesi estivi. Quindi per il momento abbiamo inserito Colonia Spiaggia e Monte Pagano, sperando nei prossimi anni di poter ancora di più allargare il servizio. E ora apriamo l'ampia pagina di eventi e spettacoli, torniamo a Pescara perché l'Associazione della Settembrata Abruzzese ha illustrato il programma per le celebrazioni del 70° anniversario dalla Costituzione proprio dell'Associazione. Vediamo.
Quest'anno ricorre il 70° anniversario dalla nascita della settembrata abruzzese, Liceo Di Biase, un grande traguardo, ma volete andare avanti, questo deve diventare un punto di partenza e non di arrivo sicuramente. Ah, sicuramente in questi 70 anni la settembrata abruzzese è stato il punto di riferimento del recupero e della valorizzazione della tradizione culturale abruzzese, la poesia, il teatro, la musica, l'arte, tutto ciò che ha ruotato dal punto di vista antropologico è stato il punto di riferimento, quindi è stato veramente il luogo in cui c'è stato il confronto sull'Abruzzo, sull'abruzzesità, e noi continueremo ormai dopo 70 anni, un'associazione che vive 70 anni, un'associazione che quindi ha dato e ha detto molto all'Abruzzo. Abbiamo avuto personaggi incredibili che hanno caratterizzato questa associazione. Adesso si tratta di rendere più contemporanea la lettura di questa associazione, non più soltanto una lettura del passato distante, ma collocarlo nella contestualità della nostra contemporaneità. Noi ci rifacciamo sempre, io mi rifaccio sempre nella mia ricerca a una frase di Tolstoi: se vuoi essere universale parla del tuo villaggio. Ecco, diciamo che la settembrata tenta sempre di più di parlare del proprio villaggio. Sabato 25 giugno nel campo sportivo della parrocchia Sant'Andrea, e sarà un evento dedicato a Borgo Marino, perché la settembrata ha avuto molto spazio anche a Borgo Marino, così come invece poi il 3 settembre lo faremo a Largo Madonna ai Sette Dolori e poi l'11 settembre nuovamente a Borgo Marino. Ma tra questi due momenti avremo la settembrata itinerante, la settembrata che con i propri poeti dialettali gireranno almeno una dozzina di comuni, diciamo in correlazione con l'evento Accendiamo il Medioevo. Noi restiamo ancora a Pescara, presentato a Palazzo di Città infatti il Festival di Teatro, Danza, Performance, Musica, Illustrazione e Videoarte attraverso la tendenza dove si muove quello che ci muove. L'evento si terrà il 24, 25 e 26 giugno al Teatro Florian. Vediamo. Assessore, una tre giorni presentate questa mattina a Palazzo di Città dedicata a musica, spettacolo, teatro e tanto altro. Sì, una nuova rassegna, un festival importante organizzato dal Florian Metateatro, in cui è molto interessante il coinvolgimento delle giovani, perché le curatrici sono delle giovani, aperto alle nuove generazioni e aperto soprattutto ai nuovi modi di fare cultura. Si apre con una nuovissima iniziativa che si chiama Attraverso la tendenza, dove si muove quello che ci muove. È un nuovo festival che inizia proprio quest'anno con due giovani e nuove curatrici che sono Sibilla Panerai e Chiara Sanvitale. Giovani le curatrici e molto giovani anche gli artisti invitati, proprio perché facciamo una proposta, come dire, di tendenza. Abbiamo tre giorni dedicati alla live art, ma anche al documentario, alla video arte, video performance, con spettacoli davvero eterogenei. Infatti il festival si basa sulla commissione dei linguaggi. Avremo il duo Bassi Caimmi con una ricerca sul corpo, il corpo non solo femminile, ma il concetto di disequilibrio del corpo. Poi una serie di video di Goga Mason e Giulia Giannola, ci mostreranno diverse tecniche dall'animazione fino invece alla video performance, e poi avremo un'altra compagnia, Zerilli, che presenterà un lavoro, Zerilli De Bella, che presenterà un lavoro sulla memoria, sul ricordo, il concetto di futuro, e poi infine abbiamo lo spettacolo di Maddalena Reversa, L'ultimo giorno, in collaborazione con Motus e il sostegno di Motus, una riflessione sul concetto di natura, sul cambiamento climatico e l'importanza di poter dare volto alla bellezza della natura che sta scomparendo. E parliamo ancora di eventi, vernissage questa mattina per la 19ª edizione dell'Indie Rocket Festival, uno dei più longevi e autorevoli festival italiani di ricerca musicale, in programma dal 24 al 26 giugno all'ex caserma di Cocco di Pescara. Vediamo. Torna al parco ex caserma di Cocco Indie Rock Festival, 19ª edizione, tre giorni di grandi eventi.
Ritorniamo dopo 2 anni di pandemia, felici di riempire questo parco di musica da tutto il mondo. Partiamo il 24 giugno, venerdì, domani, e andiamo avanti fino a domenica 26 giugno. Le serate sono dedicate come al solito alla contaminazione tra le arti, tra i generi musicali, cercando di sorpassare e superare confini sia nazionali che stilistici. E siamo felici di avere di nuovo centinaia di volontari che ci aiutano, una città vicina e costantemente attenta a quello che combineremo in questi giorni. Tanta musica comunque, tanta musica da tutto il mondo prevalentemente, e poi una comunità che si esprime al meglio. 19 edizioni sono tante per un appuntamento che ormai è diventato un classico dell'estate pescarese. Ci piace l'idea di accendere e di iniziare l'estate di Pescara come primo grande evento della stagione estiva. E ovviamente negli anni abbiamo imparato a capire come e cosa fare perché sia il nostro pubblico che la città potesse avere un evento degno di una grande capitale europea. E dopo l'ampia pagina dedicata agli eventi, apriamo invece la pagina dedicata allo sport. Siamo al calcio di Serie C, perché Alberto Colombo è il nuovo allenatore del Pescara e questa mattina è stato presentato assieme al neo direttore sportivo della formazione pescarese, Daniele Dellicarri. La base di partenza sulla quale si lavorerà sarà un 4-3-3, per poi trovare sul mercato attaccanti capaci di interpretare più assetti. Squadra in ritiro dal 15 luglio a Palena per 2 settimane. Noi andiamo ad ascoltare le prime parole del nuovo allenatore del Pescara nell'intervista realizzata da Andrea Costantini. Alberto Colombo, benvenuto a Pescara. Abbiamo già ascoltato alcune sue prime dichiarazioni, no? L'importanza di questa tappa per la sua carriera. Sì, è fondamentale questo per me, per la mia crescita personale. Cercavo una sfida del genere dove mi portasse fuori da una zona di comfort che avevo creato, con delle problematiche diverse ma che secondo me arricchiranno il mio bagaglio nella gestione di queste pressioni che chiaramente una piazza come Pescara darà, ma sono delle responsabilità che vado e voglio cercare e accettare per poi misurarmi e, come dicevo, cercare di crescere anche nelle varie gestioni di queste pressioni. Fare bene a Pescara potrebbe proiettarmi ad altri livelli come allenatore, ecco, questo è quello che si vuole, perché ognuno di noi ha delle ambizioni, però lo faccio con molta umiltà, partendo da un concetto che mi piacerebbe avere una squadra umile ma con le giuste ambizioni, perché poi credo che nella vita, così come nella professione, bisogna essere quelli che si è. Io quindi non farò mai delle dichiarazioni che vadano ad essere eccessive. Credo che lavorare sotto traccia e lavorare seriamente sia quello che mi ha sempre contraddistinto, sperando poi che i risultati mi diano il supporto e il sostegno giusto. Quello che abbiamo capito, un Pescara che sarà 4-3 fantasia, almeno come base di partenza per allestimento dell'organico. Ma se, diciamo che io sono uno abituato a dare mi piace una squadra organizzata che sappia comunque nelle fasi di gioco che tutti siano in grado di capire quello che ognuno deve fare. Quando si dice fantasia non è proprio il termine giusto, perché sembra che poi davanti ognuno possa fare quello che vuole. No, l'idea è quella di avere in rosa una batteria di attaccanti che siano con caratteristiche diverse da adeguare eventualmente a quella che è la mia visione. Se nella rosa del reparto offensivo ci fosse un trequartista, magari si può pensare a volte un trequartista con 2 punte, a volte una punta con 2 trequartisti, oppure a volte una punta centrale con 2 esterni larghi in massima ampiezza.
Abbiamo visto che lei è molto duttile da questo punto di vista, ha fatto una stagione intera, mi pare, anche col 3-5-2. Sì, diciamo che sono passato ad inizio della mia carriera ad essere un integralista del 4-3-3, perché probabilmente mancando di esperienza mi affidavo a quelle che erano le certezze. Ora sono nell'evoluzione, ho pensato che il sistema di gioco è l'aspetto secondario, ma credo che bisogna cercare di mettere i giocatori nelle posizioni, o meglio mettere quei giocatori che ti possono far fare la differenza o dare qualcosa in più nelle posizioni più congeniali. Quindi il sistema di gioco è influenzato poi da quello che sono le caratteristiche di alcuni giocatori. E noi restiamo al calcio, perché è tornato in Abruzzo per partecipare alla partita tra le legend di Juventus e Milan. L'ex portiere e ora allenatore Marco Amelia ha parlato del suo rapporto con l'Abruzzo, a cominciare da quello con Vasto, dove ha allenato la formazione locale in Serie D. Vediamo. Marco Amelia, un ritorno in Abruzzo a distanza di qualche anno dall'esperienza di Vasto, insomma ci eravamo visti tante volte dopo le partite della Vastese, che ricordo hai di quell'esperienza? Bellissimo, bellissimo, uno perché mi piace tanto la città, mi piace l'Abruzzo e ho conosciuto una terra che mi ha dato tanto, sportivamente mi ha fatto crescere, perché comunque ho iniziato la carriera da allenatore e sono giovane per quello che riguarda poi il mio ruolo. Vasto è una piazza bellissima, i ricordi sono sempre belli, poi ho girato le città qui dell'Abruzzo conoscendo tanti amici, ancora oggi torno a Vasto spesso perché ho lasciato amici, questa è una terra meravigliosa, c'è poco da dire. Siamo a Roseto e siamo a pochi chilometri da Pescara, la realtà più importante calcisticamente della regione. Non so se avrai seguito quest'anno anche il campionato di Serie C, Pescara, una piazza che fino a qualche anno fa giocava in Serie A, Serie B, ora c'è questa Serie C, e secondo te cosa bisogna fare per riportare il calcio abruzzese quantomeno in Serie B? Ma guarda, io credo che il Pescara quest'anno abbia fatto sì, probabilmente un campionato al di sotto di quello che sono le aspettative generali, però vedendo quello che hanno fatto le altre squadre c'era poco da stargli dietro, perché le altre hanno fatto un campionato a parte. Piacerebbe allenare a Pescara? Beh sì, è normale, mi piacerebbe allenare a Pescara, tra l'altro ho tanti amici, conosco il presidente Sebastiani, conosco tanti dirigenti del Pescara, conosco tanti giocatori del Pescara, tanti pescaresi. Siamo al tennis. Da venerdì 24 a domenica 26 giugno andrà in scena al Tennis Club Roseto il campionato nazionale a squadre Lady 70 Final Four. A contendersi il titolo di campione d'Italia saranno le squadre del Tennis Club Roseto, Circolo Tennis Torino, Circolo Tennis Lecco e Circolo Tennis Palermo. Nella squadra di casa militano le atlete Liliana Toscani, che per l'occasione assumerà il ruolo di capitano, Adriana Federici e Nadea Belluzzi. Verrà compilato un tabellone a gironi dove ogni squadra dovrà incontrare le altre per un totale di 18 incontri, 12 singolari e 6 doppi. Si parte venerdì alle ore 10, si prosegue sabato, sempre con inizio fissato per la stessa ora. Le finali per il primo e secondo posto, terzo e quarto posto saranno disputate domenica 26 giugno dalle ore 10. Il Tennis Club Roseto invita tutti, soci, appassionati, frequentatori ed amici, a far sentire il loro tifo alla squadra di casa. Il livello di questa manifestazione conferma quanto già rivelato da diverse ricerche scientifiche: il tennis è uno sport che allunga la vita. E questo era l'ultimo servizio di questa prima edizione del TG6. L'informazione si aggiorna con le edizioni delle 19 e delle 23. Grazie per il momento per averci seguito e buon proseguimento di giornata.